Samuele Bettinelli, sindaco di Pistoia, vorremmo sapere cosa significa essere sindaco e sindaco di Pistoia proprio. Ma come ho avuto in altre circostanze occasione di dire, il sindaco è un cittadino come tutti gli altri, con gli stessi diritti ovviamente di tutti gli altri, ma con qualche dovere in più. E dunque significa avere intanto questa misura di una maggiore responsabilità pro tempore che ti è stata affidata ai tuoi concittadini. Per me che sono appassionato da quando sono piccolo delle cose della città e della politica, significa uno straordinario privilegio che cerco di ripagare con impegno, serietà e dedizione, lavorando tanto tutti i giorni, ogni giorno dell'anno. Essere sindaco di Pistoia significa appunto un privilegio straordinario per me, di essere sindaco della città nella quale sono nato, dove sono vissuto, dove, ho deciso anche di vivere crescendovi. E significa essere il sindaco anche, di una delle città più belle del mondo, dal mio punto di vista, perché siamo in Toscana, che notoriamente è una delle regioni più belle del mondo, una città che ha oltre 2000 anni di storia, 1000 di libero comune, dunque significa anche avere la misura di questo tempo lungo della storia della città che aiuta ad avere anche misura, nel proprio ruolo, quello che pro tempore si è stati chiamati appunto con un privilegio straordinario a svolgere. In questo periodo, nelle istituzioni, è cambiata l'opinione, l'immagine che avevi della popolazione pistoiese o è rimasta immutata? Dunque, si impara, ad avere una percezione non di enti astratti, non della popolazione, come un'entità generica svolgendo una funzione, come quella di sindaco, ma misurarsi sì con i fatti generali, ma poi con la umanità delle singole persone, cioè acquisire una dimensione più che di Pistoia dei pistoiesi, parafrasando un grande storico italiano che parlava più che della storia d'Italia, della storia degli italiani. I pistoiesi sono molto diversi tra loro naturalmente, ma in generale sono pervasi da una operosità, da un'intelligenza delle cose, da una disponibilità solidale gli uni nei confronti degli altri antica. Certamente c'è anche un carattere della città, quello che si definisce il genius loci, cioè il luogo ideale, le sue caratteristiche essenziali che sono incarnate dal luogo reale, che è la città di Pistoia, che mi pare corrispondano, mi sono confermato in questa esperienza, in questa valutazione, essenzialmente alle antiche radici contadine della città. Pistoia, ha radici contadine antichissime, da qui deriva insieme una scarsa propensione forse alla innovazione, come di tutte le civiltà contadine, ma anche, soprattutto dal mio punto di vista, da un vantaggio competitivo, in particolare per i tempi storici che viviamo, significativo, se lo sappiamo valorizzare, la capacità di discriminare il grano dall'olio, di non ostentare mai, la capacità di tenere i piedi per terra, appunto etimologicamente di essere umili, in questo senso, di stare con i piedi per terra, di valorizzare le cose che valgono. E come credi che abbiano reagito al piano di governo i cittadini pistoiesi, alle proposte fatte, realizzate? Questo naturalmente si tratterà di, come dire, domandarlo ai cittadini pistoiesi. Io non posso essere evidentemente giudice di me stesso, dell'operato mio e dell'amministrazione. Certamente posso dire che ho operato con il massimo impegno, serietà, con rigore morale innanzitutto, considerando la casa della città, la casa di tutti, il comune più importante della mia stessa casa, perché quando si opera avendo responsabilità anche per gli altri bisogna essere più accorti in generale di quanto non si sia per se stessi. Credo di poter dire che una certa inclinazione diffusa a lamentarsi delle cose che non vanno abbia qui misurato una sorta di paradosso, nel senso che il governo della città in questi mesi è stato un governo vero, del bene e del male si sono assunte decisioni, assumendoci responsabilità di governo ogni giorno, spesso intervenendo sulle cose che si lamentavano ferme da troppo tempo.
e credo che questo abbia un po' disorientato, perché una certa disabitudine a ritenere in generale, non soltanto Pistoia ovviamente, che davvero le cose che si è detto le si fanno in termini letterali, con radicalità anche, può indurre, con i tempi che corrono, uno scetticismo verso chi davvero sia coerente tra le cose che dice e le cose che fa. Io ho i miei limiti, naturalmente, come ognuno di noi ha i suoi, ma certamente ho operato e continuerò a operare con grande coerenza nelle scelte di fondo e anche in quelle di dettaglio per il governo della città. Certamente sempre di più aprendomi ad una dimensione di dialogo con i cittadini di Pistoia, che per me è anche una dimensione vivificante, nel senso che io sono una persona curiosa, curiosa degli altri, del modo come vivono le cose, del modo come vedono il mondo, e in questo senso io mi rigenero nel colloquio con i cittadini di Pistoia, che in queste settimane, in questi mesi trascorsi, ho incontrato numerosissimi, migliaia, in colloqui singoli, non soltanto in occasioni di incontro collettivo. Un'ultima domanda. La Pistoia è città di tutti. Quali sono i prossimi passi, quelli che verranno verificati ora da inizio anno fino a guardando verso la fine? Pistoia è città di tutti, come ho sempre detto, per me non è mai stato uno slogan elettorale, ma un impegno generale da tradursi tutti i giorni. Significa affermare concretamente il diritto di ognuno a fruire della città e dei suoi servizi. E dunque l'impegno anche quest'anno sarà un impegno che si accelererà, se possibile diventerà anche più radicale, esattamente nel solco del progetto di governo che abbiamo sviluppato fin qui con grande coerenza letterale e che continueremo a seguire, perché intendiamo realizzare tutti gli impegni assunti nel programma presentato al momento delle elezioni ai cittadini. Quest'anno sarà un anno particolarmente importante e significativo, perché nel proseguire con tanti impegni su tutti i fronti si scioglieranno anche alcuni nodi strutturali della vicenda cittadina, a partire dalle scelte urbanistiche di fondo. Sarà l'anno dell'avvio delle procedure di variante per un piano strutturale che intendiamo intercomunale dal punto di vista del governo urbanistico, delle scelte fondamentali. A giorni pubblicheremo il bando per la revisione e l'aggiornamento del piano urbano della mobilità, per collocare quelle politiche della mobilità pubblica più coraggiosa che vogliamo in un quadro organico che ci consente di procedere, anche qui nel solco del progetto di governo, nel senso di una estensione radicale della pedonalizzazione della città, di un miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi. Sarà l'anno anche della progettazione di alcune occasioni importanti di qualificazione della città: la progettazione del parco urbano dell'ospedale su 27 ettari, la valorizzazione in generale del patrimonio cittadino. Nel 2013 abbiamo fatto una ricognizione molto attenta di tutto il patrimonio della città. Quest'anno porteremo all'attenzione della città e del Consiglio Comunale il piano del patrimonio, che definirà una vera e propria strategia di valorizzazione del patrimonio, ed anche per il patrimonio delle partecipazioni del Comune, di cessione dei cespiti che consideriamo inessenziali, anche qui come abbiamo detto nel progetto di governo, per concentrarci sull'essenziale. Sarà ancora un anno di risanamento rigoroso, fino allo strutturale risanamento definitivo del bilancio di parte corrente del Comune, con una lotta serrata a tutti gli sprechi e con una ulteriore e più approfondita riorganizzazione della struttura comunale per renderla più aderente ai bisogni della città. Sarà in ultimo l'anno di una cresciuta partecipazione della città alle scelte fondamentali, penso tra le altre a quella della ridefinizione del destino nell'area del CEPO, che in questo anno troverà decisioni importanti, con lo stile, la cifra di un confronto democratico e una partecipazione civile diffusa. In questo senso vanno recenti delibere che abbiamo assunto per riorganizzare la rete dei servizi decentrati in connessione con la volontà di riaccendere elementi di partecipazione diffusa sul territorio, nel rapporto con le istanze civiche presenti sul territorio diffusamente, se pensi al patrimonio delle proloco, dei comitati cittadini di quartiere, delle associazioni del mondo
del volontariato. In questo senso è anche la scelta di quella che abbiamo chiamato la Casa della Città, che sarà proprio nell'area del Ceppo il luogo per la catalizzazione delle intelligenze sociali e civili diffuse nella città, affinché con la partecipazione di tutti i giorni ogni cittadino abbia l'opportunità di concorrere alla definizione delle scelte fondamentali per il futuro. Questo, innanzitutto questo per me significa la pistola cittadina.